inizio giugno abbiamo organizzato questo convegno, questo pomeriggio, qui oggi mercoledì 29 ottobre, sul tema i dirigenti di oggi, i dirigenti di domani, confronto fra esperienze ed aspettative. Abbiamo ritenuto importante trovarci assieme imprenditori, dirigenti, dirigenti di tutti i vari istituti, aziende pubbliche e private e soprattutto giovani. Quando si parla di leadership e di classe dirigente, secondo me bisogna fare un ragionamento molto chiaro e anche abbastanza schietto. La mia generazione, lo dico quella dei 26enni ma anche dei 30enni, tante volte purtroppo parte con il piede sbagliato, ovvero quello di una sfiducia pregressa nell'attuale situazione, sia verso le istituzioni ma anche verso realtà quali appunto le aziende o anche le stesse realtà universitarie. Parte già quindi con un gap negativo, secondo me. Questo gap può e deve essere colmato, ma per colmarlo secondo me due sono gli elementi fondamentali. Innanzitutto un dialogo costruttivo tra chi oggi rappresenta la leadership in essere, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, che tante volte manca un po' per superficialità, manca perché proprio non ci sono quelle situazioni, quei momenti, quei luoghi di confronto. Ma dall'altra parte io dico, serve anche un qualcosa di più da parte di noi giovani. Dobbiamo avere coraggio di lanciare un po' il cuore oltre l'ostacolo. Io posso citare il mio esempio, io vengo da una facoltà scientifica e molto probabilmente se avessi dovuto seguire dei canoni classici, oggi dovrei essere un ricercatore. Però dico, la formazione che ciascuno di noi ha è sicuramente importante, però dobbiamo darci degli obiettivi, dobbiamo capire dove vogliamo andare. Solo se sappiamo coniugare queste due cose, sappiamo trovare in noi la forza per esprimere una leadership. Ci dovrebbe essere un ponte molto più pragmatico tra l'azienda e l'università. A me piace molto come è organizzato il tirocinio nella facoltà di medicina, per esempio. Cioè il fatto che gli studenti già al quarto anno possano toccare con mano la realtà della loro professione, cosa che nelle altre università, negli altri atenei, no, nelle altre facoltà, scusate, non esiste. Ci vorrebbe questa comunicazione, prendere un po' spunto dal sistema statunitense, mantenendo le radici nella nostra cultura accademica, che è, a mio parere, la migliore in Europa e nel mondo. Sia in Francia, quindi nell'ambito della comunità europea, sia negli Stati Uniti, che ovviamente è un ambito completamente differente, le cose si muovono ad un passo e in modalità completamente diverse da qua. C'è una flessibilità all'interno del sistema accademico che qui è assolutamente impensabile. Noi siamo bloccati da una serie di regolamenti, di leggi che alla fin fine sono frutto di paranoia, sono frutto del passato, sono frutto di tutta una serie di problemi che abbiamo avuto negli anni passati. Questo purtroppo ha portato ad una specie di cementificazione delle pratiche burocratiche e questa è la cosa che alla fin fine blocca tutto, perché la capacità alla fin fine c'è e gli italiani nel mondo, gli italiani formati nell'università italiana nel mondo, come ha detto la mia collega precedentemente, sono ben visti. Diciamo che da giovane, come tanti miei colleghi, ci sentiamo spesso esclusi dal territorio, comunque non molto coinvolti, ecco, questo sicuramente. Io non penso che sia addebitabile alla politica quanto a una cultura di fondo. Sì, sia come l'impressione, sia io, sia tanti miei colleghi, che i giovani a priori siano esclusi e non debbano occuparsi o pensare di certe cose. Il posto di lavoro e le mie aspettative, diciamo che sicuramente, visti gli studi accademici, mi sento fortunato rispetto a tanti miei altri colleghi che si sono fermati a degli studi superiori e che so per certo avranno molte meno possibilità delle mie. E diciamo che quello che spesso si avverte o che avvertiamo noi è di non essere abbastanza preparati, non essere pronti per entrare veramente nel mondo del lavoro. Questo penso sia imputabile anche a un certo divario che avvertiamo tra università e mondo del lavoro stesso. Io sono dirigente in attività, sono praticamente cresciuto all'interno di una stessa azienda dopo una breve esperienza, dopo il diploma, e da impiegato quadro sono diventato
dirigente, ora direttore della società di servizi che si occupa degli adempimenti degli artigiani e delle piccole imprese. Oggi assolutamente lo scenario è cambiato, quindi temo che per il futuro un percorso di carriera come il mio, insomma, che può ritenersi fortunato, anche se difficile e anche se in questo paese, tutto sommato, con grandi difficoltà, si vede premiata la meritocrazia, posso dire che nel mio caso è andata bene. Certo che per il futuro i giovani dovranno essere più adattivi, dovranno piuttosto essere flessibili, cambiare e anche essere assolutamente adeguati a delle tecnologie innovative che vengono avanti, che stanno diventando pervasive. Il momento è un momento difficile, noi cerchiamo però di seguire i giovani e di mostrare che c'è dinamicità, c'è richiesta, lo facciamo con molte iniziative. Quando ad esempio in primavera organizziamo il Job UnitS, in quella giornata svolgiamo circa 3.000 colloqui per potenziali stage oppure posizioni lavorative per i nostri laureandi, studenti, laureati. Quindi insomma cerchiamo di dare fiducia. Certamente noi cerchiamo di dare fiducia, cerchiamo di darla dando agli studenti gli strumenti per cercare un lavoro, per avere delle occasioni. Gli studenti però devono certamente, questo anche qui cerchiamo di orientarli, cambiare mentalità. Sì, si può parlare della piazza di Trieste, però oggi non si può più dire trovo lavoro a Trieste, c'è lavoro a Trieste e da qui dipende la mia vita. La vita, soprattutto per un ragazzo che ha 24-25 anni, richiede oggi anche un'esperienza all'estero o in un'altra regione, quindi bisogna essere certamente molto mobili, come del resto lo sono tutti gli altri studenti laureati in tutta Europa e in tutto il mondo. È vero che gli anni sono particolarmente pesanti, è vero però che insomma nell'ambito di questa azienda o di questa tipologia di aziende il capitale umano è quello che va comunque considerato il più importante. Credo che l'integrazione fra attività normale ospedaliera e ricerca siano uno degli elementi portanti dell'azienda. Come avviene l'integrazione? Ma sicuramente deve avvenire sul campo, quindi lavoro, studio e affinamenti continui con processi di miglioramento e monitoraggio continui. Credo che questa sia la ricetta normale di ogni tipo di azienda. Che vada. L'attuazione di Garanzia Giovani Friuli Venezia Giulia è stata accompagnata da un'iniziativa complementare. Ai 19 milioni di euro, che era la quota riservata ai giovani tra i 15 e i 29 anni, in Regione Friuli Venezia Giulia si è riusciti ad sommare, ad aggiungere ulteriori circa 19 milioni di euro per interventi non uguali ma con molte analogie per rispondere alle esigenze delle persone che hanno più di 30 anni. Quindi per evitare che ci siano antipatiche situazioni di imbarazzo e disagio nel momento in cui una persona si rivolge in cerca di lavoro e si rivolge al centro per l'impiego e gli viene detto tu non puoi avere nessun beneficio perché hai 30 anni o 31 anni. Noi ci siamo insediati qui come amministrazione di questo Ateneo circa da un anno e da un anno abbiamo iniziato a fare una sorta di assessment, di mappatura di quelle che sono sia le nostre come dire, capacità in termini di formazione, quindi il tipo di come dire, il livello che i nostri laureati acquisiscono, e sia in termini di risultati delle nostre attività di ricerca che in qualche modo possiamo rendere disponibili alle imprese.